Mimmo, che stanno facendo? Adesso ci accingiamo ad un'operazione importante, decisiva per tutto il corso dell'annata. Facciamo la trebbiatura del cece bianco delle colline caiatine. Questo è uno dei mezzi più importanti che a mio avviso simboleggia la vera resistenza contadina, quella che quello contempo i nostri nonni andavano nei campi, si faceva festa, si mangiava, beveva e c'era uno che portava solo il vino, pensa, uno che durante il giorno era attento a portare solo vino a quelli che guidavano il Meditrebbio. Questo è il grande Meditrebbio. E la fatica chi la fa? La fatica l'abbiamo fatta scavare a mano, adesso la fa lui la fatica. Sì. Riprendiamolo. Che operazione è questa? Questo è l'aggancio, è tipo un robot che ha agganciato il suo componente e si accinge adesso ad andare nel campo per trebbiare. Noi facciamo solo la trebbiatura, la metitura la facciamo a mano, cioè scaviamo i ceci a mano. Ti presento invece Alessandro, la nostra amica. È scappato! Mi hanno lasciato Giulia da sola. Chiama. Da dove vieni, Giulia? Da Padova. Padova. Non si sente l'accento perché ormai è caiattano, non ancora. Da quanto tempo stai qua? Da un mese. In un mese già hai imparato tutto? Tutte cose. Tutto cosa? Tutte cose. Cosa c'è di buono qua? Tutto. Dalla genuinità delle persone al cibo. Allora lo mandiamo a Padova questo, così. Invitiamo tutti i padovani a venire qui da noi. Già iniziano un po'. E tutti quelli di Caiazzo si spostano a Padova. Sì, facciamo una conversione, scambio, un baratto. Va bene, ci sto. Che state spigolando? No? Siamo morti di fame, raccogliamo quello che è rimasto. Vai a vedere. Ragazzi, spuntato no, fuori. La pancia già c'è. Ah, fine raccolta? Fine raccolta. Finalmente, dopo 4-5 mesi, abbiamo raccolto un po' di ceci. Adesso teniamo un altro piccolo campo a Villa Santa Croce e appariamo, come si suol dire, l'annata anche quest'anno. Quando è venuto? E chiudo dalle colline caiatine. È venuto qua, fammi vedere quando è venuto. Questo è il raccolto qua. Sì, a questo campo qua è questo. Poi ne faremo altro. Prendiamo anche qua. I piedi. I piedi che hanno lavorato. Che sono sudati anche i piedi. Non c'è quella cosa a piedi, vabbè, pensando, non c'è tanta l'erba, vedi? Sì. Con sta poca l'erba tutti i piedi, no?
Giulia, allora che te ne pare sta trebbiatura di Ceci, eh? L'avevi mai vista? L'avevi mai visto da vicino il Meritrip? No, la prima volta che lo vedo così. Da vicino, cioè, sto dentro al campus. A me mi fa proprio... mi mette... L'abbiamo vinto, felicità, felicità e pure ansia, però. No, ansia, mi mette ansia una macchinetta che si... Facci perché, boh. L'abbiamo vinto? Mi mette ansia, sempre. Viva sempre la resistenza contadina, Alessà, sempre. Ovunque. E dai! Guardate questo personaggio. Eccolo. Apri il camice. Nascondi.